Quello sono io, ad un concerto di un artista che manco conosco nel cuore di Milano. Probabilmente vi starete chiedendo come sia finito qui. Beh, per scoprirlo dobbiamo tornare indietro di qualche giorno, ad una fredda domenica pomeriggio. Ok, ora sto per confessare una cosa che mi farà odiare da molti di voi, ma non posso più mentirvi. Milano non mi piace. Sono vecchio, mi piacciono le cose vecchie, Milano è troppo nuova per i miei gusti. Ma nonostante questo, ci finisco come minimo una volta al mese. Ed è proprio da qui che parte la nostra storia, dall'IKEA. Che in questo momento sono nel backstage di IKEA. Questo è un sogno che si avvera. Ti hai spiegato alle persone cosa stia facendo in questo momento? Questa è la prima parte di Magari parlato grido. che vedono. Allora, siamo qui all'IKEA di San Giuliano Milanese. Sì, l'ho azzeccata. E fra poco dovrò andare in scena. Per questo sono tutto incredibilmente imbardocchiato. Perché devo fare una presentazione del libro. Perché qui all'IKEA, praticamente in collaborazione con IBS, stiamo facendo questa cosa dove presentano tutti gli scrittori emergenti. E quindi fra poco devo andare sullo stage. Dove nascono e muoiono le stelle, ripete Sam a bassa voce. Quel vecchio pazzo sa il fatto suo. Non so perché, ma in realtà mi mettono una gran tristezza, mormorò Gwen all'improvviso, come spezzando un incantesimo. Per me, davvero, una delle sensazioni credo più belle che ci sia e quando arrivo a risolvere quel caso, quando mi arriva quell'idea che dico, oh, ok, allora se lui usa questo incantesimo qui è perfetto, ogni singolo ingranaggio va al suo posto. E per questo vi dico che, come ogni volta, è una scoperta continua anche per me, che alla fine è anche la ragione per cui mi appassiona così tanto scrivere e narrare, perché mi vivo il tutto in prima persona. Grazie mille. Grazie a voi. Sono un po' emozionato mentre stavano leggendo le parti del libro con la musica perché per me non è ancora concepibile il fatto che altre persone leggano tutto quanto. Ah, siamo già arrivati. Ero partito tutto in quarta vlogga. Siamo qui con la Maria De Filippi di YouTube Italia, che ormai sarai conosciuta così, te Vicky. la sei appena Per gli amici imposto. Vicky. Ma no, per me sarai Maria. Io ti sono rimasto veramente di merda, ero partito in quartissima, ho detto adesso vloggo per strada come i veri youtuber e invece niente. Comunque, due parole a posteriori di questa esperienza di cui avrete visto un paio di spezzoni brevi perché non aveva senso mostrare tutto quanto. Devo stare io di un'ora con la Sì, io ho telecamera detto, in e quello mano. non avevo come. L'ho detto, fammi due riprese. Lei due riprese ha preso, ha registrato Tutto. tutto Ah, ok, l'evento. Io la scusa. vedevo lì con la telecamera in mano e non sapevo come dirle smetti perché non potevo. Quindi ho detto, vabbè, ok. È stato davvero, davvero molto emozionante vedere qualcun altro, cioè vedere gli attori per esempio che interpretavano e la musica e tutto quanto, e l'illustratrice che realizzava quelle splendide illustrazioni dal. Non è che ti stai cambiando? Ok. È stato davvero molto emozionante. Tra l'altro, tipo, secondo me prende, tipo, anche me che Sì, sono qua. probabilmente sta vedendo tutto quanto perché. Wow. Vabbè, per la terza volta, è stato davvero molto emozionante perché era la prima volta che mi approcciavo a questo tipo di esperienza. Non lo so, cioè, è sempre strano per me contestualizzare il fatto che il libro esiste anche nella mente degli altri, non solo della mia. Quindi è stato figo. Adesso abbiamo ordinato il kebab perché siamo persone pigre. Grazie. Esatto. Cosa vuoi te? Che sei vegana? Non in questo video ho intenzione di insultare Milano. E basta, perché ognuno è libero di scegliere quello che vuole, come abitudine alimentare, e io non sono nessuno per giudicare. Comunque, lei è la mia manager, nel caso ve lo state chiedendo, perché so cosa poi andate a pensare. Forse, non si sa ancora. Pigiamino alle 21:46, perché ormai c'è una certa età. Perché Milano è fredda e umida, che è la cosa peggiore in assoluto. Infatti si schiatta malissimo. Sapete che non penso di aver spiegato cosa abbia intenzione di fare in questo video? Essenzialmente sono cazzi miei per una settimana. Sarà tipo un weekly. Credo che farò una settimana. Non lo so. Perché effettivamente fino a martedì che sono in giro ho un sacco di cose da fare. Poi ritorno alla mia solita vita composta di io che passo tutta la giornata o al PC o davanti a Netflix a guardare roba, cazzeggiare o lavorare. Quindi si vedrà. Buongiorno,
né lunedì. E sono a Milano. Che inizio di merda per la settimana. Niente, Vicky è andata a fare la spesa, non so se per la colazione o per il pranzo, dato che sono le 11. Magari si fa brunch, però non è domenica. Siamo dei cattivi radical chic. Oggi ho delle cose molto particolari in programma che però non vi voglio spoilerare. Vedrete man mano, tanto siete qui per questo, per vedere i cazzi miei dalla mattina alla sera. Questa è la mia colazione. Quella è la sua. Fai più schifo di me ed è difficile, eh. Scusami, non ti vergogni. No. C'hai 25 anni. 26, vai per i 30 fra poco. La felpa di Benji e Fede. Scusa. Riprendi il mio incredibile outfit. Mi sono dimenticato le ciabatte, quindi in pigiama con gli scarponi da scena. A me era mangiato il cane. Quindi anch'io le scarpe. In questa casa manchiamo di ciabatte, ma è così che va la vita. È probabile che senza volerlo, conoscendo internet, facciamo partire qualche trend di merda, quindi no, questo non è un trend di merda. Non fate partire il trend del pigiama con gli scarponi da sci o roba del genere. Cioè io la guardo e riesco a sentire che fa schifo. Guarda, dai, guarda come è un po' gommosa. Vabbè, la pizza del giorno dopo, raga, ci sta. Ho notato adesso che non ha l'ananas in questa casa. Non è mio. Dov'è Trudy? Parla. Non è mio. Ma vedi che non guardi a mettere madre, non capisci le mie citazioni incredibilmente colte. Porca miseria, ma che delusione. Ma iniziato, non sta zitta, hai visto due puntate, non capisci niente. Ah, ok. Ho fatto partire una discussione sui millennials, chi è millennials che non avevo intenzione di far nascere. Siamo in un locale molto molto alla moda della Milano da bere, molto carino, tipo libreria con posto, niente. E si sta parlando di grandi progetti lavorativi. C'ho qua di fianco il mio futuro entourage del management e tutte cose, altre parole incredibili che non so cosa significano. Comunque questo posto è davvero davvero molto carino. Anche a te è molto carino, signorini. In realtà adesso fra poco dobbiamo andare in quel posto incredibile che non so in realtà se potrò farvi vedere, perché dubito fortemente che mi facciano fare le riprese. Dentro no, vero? No. Sa che vi farò vedere il prima e il dopo. Allora, stiamo finalmente andando a fare un escape room a tema Harry Potter. Siamo io e la Vicky che siamo veterani stagionati. Teo che non sa un cazzo di Harry Potter, ma è qua per sostegno morale. No, beh, dai, però essendo un escape room probabilmente sarà tutta di logica. Quindi se logica ci aiuterai, se no. Se sono ancora peggio, esatto. Ragazzi, cioè, facevo prima a guardarmi tutti i film di Harry Potter. Però sono molto curioso perché non hai fatto un escape room, quindi farne una a tema c'è appunto in più. Allora, siamo arrivati qui da Magic Escape, siamo nella sala d'attesa perché stanno finendo di mettere a posto l'escape room con tutti gli stendardi. Tra l'altro io non lo sapevo, ma a quanto pare ci sono anche tutte le tuniche. Io delle... No, dai, ce ne sono una. No, scusami, se verde sono io. No. Cosa vuoi che mi metta? Guarda, per te Teo ti prenderai quella di tasso rosso e questa qui gialla. Ma è gialla? Perché se si chiama tasso rosso è gialla? Non farti domande, stai già andando oltre, sì. Tu. Ma scusa ragazzi, ma uno si confonde poi. Sì, ma sì, problemi della produzione italiana. Perché in realtà come si chiama in inglese? Ma va che bella. Me la porto a casa. Tra l'altro c'è il Trivial Pursuit, se vogliamo giocare nell'attesa. È in inglese o in italiano? No, è italiano. Che effetto ha la formula Legilimens? Eh? Che effetto ha la formula Legilimens? Tu lo sai questa cosa? Lui sicuramente no. Sai che è? Che effetto ha la formula Legilimens? Attimi di tensione per Teo che non lo sa. Ah, c'è anche, guarda, Game of Thrones. Cerca di riguadagnare i punti. Sì, sì. Ma bella anche questa. Cos'è? Cos'è? Quello è Corvo Nero. Ma allora, cioè... Tasso rosso che è giallo, Corvo Nero che è blu, questa che è nero, vabbè. Dovremmo fare Grifondoro. Tipo... Grifondoro, d'oro. L'unico coerente è il serpeverde. Serpeverde, esatto. Dovremmo fare tipo tutta una serie di noi che facciamo vedere cose a te o ti mi spieghiamo Harry Potter che non sai. Ragazzi, come vedete sì. Che c'è. Allora, esatto, dico quanti like devo fare per farlo. No, io non le dico, sono un cattivo YouTube, le dico queste. Distruggete quel tasto dei like. Guarda. Allora, ho chiesto di andare in bagno e anche il bagno a tema.
tutto ciò è veramente fantastico. Allora, siamo già nel panico perché ci siamo già bloccati con delle cose. Però l'idea di fondo è molto figa perché è ambientato tipo alla fine del sesto e noi dobbiamo trovare i doni, i tre doni, cioè dobbiamo proprio trovare fisicamente sparsi in giro per i vari ambienti, solo che siamo già bloccati alla prima stanza. Ok, abbiamo un'ora di tempo, non c'è il timer, ma abbiamo una pratica che si usa, quindi vai giù e si comincia. Allora, cerca di qui, sono sicuro, non si apre nemmeno questo. Forse ci va una chiave, però c'è il simbolo di Hogwarts, infatti c'è qualcosa. Guarda, il mappamondo ha delle cose segnate, tipo Tibet, Delhi, forse dobbiamo prendere lettere, qualcosa, non lo so. Secondo me anche qui, guarda, Tokyo. Oddio, cazzo, questo... no, pensi che sia la prova delle pozioni, tipo quella della fine del primo? Io non me lo ricordo, però... No. Questo sia acqua. Assaggiate, però io non mi, io mi rischio. Grazie. La profezia? No, non credo si stacchi. Ok, qua c'è una scacchiera, quindi dobbiamo giocare a scacchi. Cosa... Sono incredibilmente confuso in questo momento perché tutto finora ha avuto un senso, ma qui è un po' casuale. Aspetta, sì, ok, andata. Il mantello, abbiamo il mantello. Ma vi state facendo i selfie? Che brutte persone. Allora, siamo riusciti a portarla al termine, credo proprio all'ultimo secondo, qua io con la super bacchetta trovata all'ultimo, ed è stato veramente, veramente una figata. Non ho mai fatto un escape room, averla fatta a tema potteriano è stato molto interessante. Per quanto in realtà non è che servisse avere una grande conoscenza e alla fine anche molto di logica, il che in realtà ha giocato a sfavore noi, perché tipo noi continuiamo a pensare le cose più assurde andando ah no, ma questo personaggio forse deve mettere l'anno di nascita oppure quando è successa quella, che ovviamente no, perché questo è un escape room fruibile anche a chi magari non è che conosce Harry Potter, è soltanto l'ambientazione. Ma è stata davvero 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 bellissima, c'è stata un'adrenalina di quella incredibile, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora dove sapevamo di essere così vicini alla soluzione ma ci mancava giusto quel tassello che alla fine però è arrivato e è stato incredibile. Quindi se vi ritrovate da queste parti in giro per Milano venite assolutamente a fare la Magic Escapes, perché è un'esperienza che vi consiglio assolutamente. Santi Dio, questo non è compreso nel prezzo. In questo momento stiamo correndo un po' tanto perché fra tipo un'ora dovremmo essere un concerto. Il primo concerto della mia vita in cui vengo trascinato per un artista che neanche conosco. Allora, Vicky è andata a casa a cambiarsi adesso perché a detta sua il suo abbigliamento era un po' troppo sobrio per il concerto. Io mi sono rifugiato da un kebabaro sperando che lei arrivi in tempo perché siamo in ritardo per il concerto. E boh, poi non so, spero di godermelo perché non conoscendo l'artista né niente non ne ho idea di come sarà. Lei probabilmente sarà impegnata a rimorchiare, quindi boh, magari farò lo stesso pure io. Scusate ragazzi, ma che bestia è sto kebab? Guardate in confronto alla mia mano. Io ho delle mani enormi. Non ho mica capito che io dovevo aspettare prendere il cibo davanti. Non ho capito che era da portarmi io, mi ero seduto comodo. Lei mi fa: c'è il pullman fra 2 minuti, dove sei? E io con il kebab, con la bocca piena di kebab, sono ancora qui. Mi sono saltato dal kebab bar e ho detto: devi mettermi subito via da portare. Il kebabaro si è spaventatissimo. Ha detto: no, cosa c'è che non va? Ha detto: no, niente, abbiamo un concerto, devo andare. Ma il kebab va bene? Sì, sì, ah, ok, allora va bene. La sua priorità era quella, che il kebab fosse buono. Tra l'altro Vicky è sobrissima, ovviamente. Cioè io sono vestito come un nonno, cioè io sul solito mio col maglione di grandpa. Porca miseria, con tutte le quindicenni che ci saranno lì. Grandpa. Porca miseria. Allora, io raramente sbaglio, ma dall'alto della mia perfezione ho commesso un errore sincero, perché dovevo prendere le crocchette di patate a Vicky e mi sono scordato di non dire al kebabaro di non metterci la maionese ovunque sopra, dato che... lei... No, non è vero, non me l'ha chiesto. Lei è vegana. E quindi... No, lei è vegana e quindi non ha mangiato... Ho detto così e te l'ho visto far sì con la testa. Che magari c'è. E quindi Vicky stasera è cenato con 2 crocchette per colpa mia. Ammetto la mia colpa. Mi dispiace. Potrai mai perdonarmi? No. Perfetto. We'll be right back.
cos'è che mi sono raffreddato? Che è strano, perché io ero quello imbacoccato, Vicky era quella col culo di fuori, ma sta benissimo, quindi non capisco perché il mondo mi pulisca così. Stiamo facendo colazione con il buon fumagalli. Perché un po' di cultura mattutina ci sta sempre. È un nuovo giorno nella ridente Milano, con i sofficini che si stanno bruciando. Mortacci. Non dovrei bloccare, mentre faccio cose tipo lavorare con olio bollente. Ad ogni modo, questo è il mio ultimo giorno a Milano. Adesso oggi pomeriggio ho il treno e ritorno a Torino. Penso che per stasera all'ora di cena dovrei già essere a casa. Meno male, perché sento il bisogno intrinseco di rivedere la mia cara mole Antonelliana. Comunque, comincio con l'annunciarvi una collaborazione nuova, perché praticamente qui a Milano hanno un merchandising di Harry Potter che è molto particolare, edizioni molto limitate. Tipo io bacchette del genere non le avevo mai viste, sono tutte colorate, credo che siano nuove edizioni, forse per il film nuovo di Animali Fantastici, sapete che devono andare lì in Brasile. La cosa interessante è che sono anche interattive, tipo guarda, Wingardium Leviosa. Questa è la magia del futuro. Sono arrivato adesso in stazione centrale, che ho il treno ma fra un paio d'ore, quindi mi sa che ne approfitterò per stare a scrivere il prossimo video e portarmi un po' avanti con il lavoro, giusto per non buttarlo completamente. Il tempo intendo, non il lavoro. Sono stanco, non sto capendo più niente. Milano mi sta distruggendo, voglio solo tornare a casa. Io pensavo di essere finalmente liberata di lei, però no, perché è qui a rompere le scatole. Però mi ha portato delle robe molto molto carine, delle robine carine che vi farò poi vedere in futuro, cioè un po' più avanti, il futuro è anche adesso. Mo, sono tornato a Torino, fa abbastanza freschino, ma meno che a Milano perché non c'è così tanta umidità. E niente, mi sa che per stasera concluderò qui le trasmissioni, perché adesso torno a casa, parcheggio il culo davanti al PC e penso che non farò più niente. Poi domani mattina con calma mi riattivo, che ho un po' di robine da fare, quindi noi ci vediamo domani. Stamattina volevo dormire un pelo di più, dato che finalmente ero a casa, non dovevo uscire né niente. Mi sono svegliato alle 8 martellando contro questo muro qua praticamente. Perché? Cosa mai dovresti martellare alle 8 del mattino se non le mie gonadi? Buongiorno un cazzo. Bene, sono tornato nel mio outfit casalingo da vestaglia da pensionato, quindi ora perfetto. E stamattina devo un po' lavorare. Quindi, assistente, stamattina vi farò un po' vedere in cosa consiste un po' la mia giornata lavorativa. In realtà la giornata è partita volando, perché sono stato contattato da Chiquita, il brand delle banane, per una sponsorizzazione. Credo che sia uno dei giorni più belli della mia vita. Allora, intanto, mentre qua Sony Vegas mi renderizza il video da avviare, voglio farvi vedere cosa mi hanno portato ieri da HarperCollins, che ho preso un po' di libri a tema Animali Fantastici, riguardanti per lo più il dietro le quinte. Mi hanno mandato questo bellissimo libro da colorare, che io adoro i libri da colorare perché so che potrebbe sembrare da bambini, ma sono un'attività incredibilmente rilassante. E quindi qui ci sono, oltre tipo le cose più easy come i poster e queste cose qui, ci sono poi, oh, guarda qui, c'è anche Silente, che bellino. Poi Chuck si gira, la magia del film, ovviamente dei crimini di Grindelwald, perché sono tutti per i crimini di Grindelwald. Anche questo è uno di quei libri che ti fa vedere tutto il lavoro dietro, tipo il trucco e il parrucco qua per il buon Nicolas Flamel, oppure per le location, tipo qua dov'è il seminterrato di Newt e tutto quanto. Io vado matto per queste cose perché sapete che io adoro il dietro le quinte, tutto il lavoro dietro alla produzione di un film, quindi questi libri me li scoppierò da morire. Ma la perla vera e propria, scusate sto facendo tremare tutto, la vera perla è questo malloppone veramente veramente enorme, che è la creazione artistica del film. È gigantesco, tra l'altro. Questo ve lo faccio vedere un po' più da vicino.
Si tratta di tutto il lavoro artistico con anche i vari artwork, come potete vedere, sia delle location che delle creature, dei posti, per esempio qua ci sono dei render in 3D per il Circus Arcanus, le varie creature. Io queste cose le adoro oltre ogni limite, cioè ne vado davvero davvero matto. Quindi grazie di cuore ad HarperCollins per avermeli mandati. Sicuramente ci tirerò qualcosa fuori per dei video, perché sono pieni di informazioni e, a dire il vero, non escluderei la possibilità di trovare qualche informazione nuova, qualche segreto sul film che magari nella visione mi è sfuggita. Quindi vi terrò aggiornati. E voi vi chiederete: come sta passando questa mattina il buon Kal-El? Sto recuperando tutto Adrian perché mi è venuta un'idea interessante per un video, però devo rivedere tutto molto con calma e quindi mi aspettano 3 ore di pura tortura psicologica. Beh, guardi anche tu la serie evento. Perché sorridi? Perché lo sai, la sai riconoscere ormai. Lo fai, bravo, fallo saltare. Dai, fai ciao ciao. Non mi farei fare visual così, però. Stamattina sono stato svegliato dal corriere che mi ha portato le nuove maglie di Pumpling, quindi adesso unboxing, cioè in realtà unboosting molto molto veloce. Allora, questa è ovviamente a tema Harry Potter, con Edwige, con dentro il castello di Hogwarts. La adoro, 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 mi piace veramente un sacco come stile. Questa invece è di Star Wars con il buon R2-D2, mi piace che sia bianca perché io ho troppe maglie nere e in estate non le posso mettere perché m'ammazzo di caldo con il nero, però questa mi piace un sacco. Adoro il fatto che sia così sporca nel senso buono il disegno. Probabilmente nel frattempo starete sentendo il mio nemico pubblico numero uno, il tizio che passa a vendere frutta e verdura ogni cazzo di mattina sotto casa mia. Questa invece è a tema Game of Thrones, con questo bellissimo, bellissimo Jon Snow e spettro e tutto quanto. Mi piace un sacco, a me piacciono. Il bianco e il nero piace un sacco come stile, per quanto anche questa sia scura, perché metà delle maglie che prendo io sono sempre scure. Questa invece è una vera, vera genialata. È il Signore degli Anelli, però con i tre istari fatti a boy band, essenzialmente, a rock band. Molto, molto bella. Ovviamente, come al solito, i due stregoni blu non se ne incura nessuno. Mi spiace, ragazzi, non siete canonici nel film, praticamente. E Dulcis in fundo, questa bellissima maglietta minimal con le varie casate di Hogwarts. Io ce l'ho uguale, però con Game of Thrones. Ce l'ho sia come felpa che come maglia. Oddio, ce l'avevo come maglia. Poi una tipa con cui sono andato a letto se l'è voluta tenere. Mi manca. La maglia, non la tipa. Non lasciate mai le maglie dalle ragazze, che non fanno altro che appropriarsi del nostro guardaroba. Mannaggia la miseria. Ovviamente tutte queste maglie le potete trovare sul sito di Pumpling, che vi lascio in descrizione. Come al solito, usando il codice Kaelotto avrete uno sconto del 15%. Io sono ormai anche questo di Pumpling. Anche le mie calze, non so se non so se riesco a farvele. Vi prego di ammirare lo schifo che c'è sotto il mio computer di cavi e le mie calze con le paperelle. Che c'è? No, non la puoi prendere tu. Inutile che guardi tua madre, non te lo do. Vabbè, torna a ficcarti dentro. Sei un hobbit, ecco cosa sei. Si può sapere cosa stai combinando? No. Sì, ma li stai tirando fuori. O li metti a posto, o li metti a posto. Non guardarmi con quella faccia. No, no, ma li devi mettere dentro, non fuori. Dentro. Come dentro, fratto? Ma che bravo che sei. Bravissimo. Stiamo andando a guardare Dragon Train 3 e sono molto molto contento, perché io adoro... Stai buona te, tanto la star sono io. Adoro Dragon Train, quindi sono curioso. Mi si stringe un po' il cuore a sapere che sarà il capitolo finale della trilogia, perché io ne vorrei tanti. E quindi hype. Piove, fa schifo. Ho cominciato a nevicare, però guardate quanto cacchio è bella. Piazza Statuto innevata. E io sto rischiando la telecamera sotto la pioggia. Comunque è stato veramente veramente bellissimo, un'ottima conclusione. La trama di base è leggermente piattina, ma secondo me non è un grande problema, perché tutto il resto del film si regge alla perfezione e soprattutto la conclusione è
perfetta, era esattamente quello che avrei voluto e mi è piaciuto un sacco. Le lacrime sul finale hanno sgorgato, che lasciamo stare. Ma che bello è svegliarsi con la neve fuori. Soprattutto quando devi stare tutto il giorno in casa e non uscire. Stamattina devo girare il video su Adrian. E mi sa che oggi vi farò un po' vedere il dietro alle quinte che c'è nel girare un video. Anche se non è nulla di che. Sto mettendo un po' in ordine tutto quanto qui perché c'è un po' di casino. Tipo fiori di carta di mia mamma che sono ovunque. Però tanto quella parte non si vede perché si copre, quindi posso evitare di pulirla. Ok, qua è tutto pronto. Mi sono scordato ovviamente di caricare la batteria, quindi ne ho una da 40% e dovrò farmela bastare, se no poi dovrò fermarmi a aspettare tipo ancora un'oretta che si carichino le altre. Tanto qui c'è la luce, una sola a sto giro, perché essendo che sto usando la lavagnetta che è lucida, se ne metto una anche di là riflette e si vede brutto nell'inquadratura, cioè vedi proprio l'ombrellone che fa luce, che in alcuni video l'ho fatto questo errore, ora sto cercando di evitare, tanto la luce è abbastanza, basta. Sto mangiando una carota, perché ieri sera al bar ho visto un conoscente che non vedevo da un po' di tempo e il suo saluto è stato: ciao, ma hai messo su un po' di chili, eh? Ciao, pezzo di merda. Comunque i genitori che ti dicono scendete che siamo al semaforo è la stessa cosa del vieni che è pronto quando non c'è assolutamente niente in tavola. E piove e noi siamo sotto la pioggia. I nostri genitori ci vogliono bene. In maniera molto furba ho detto: cazzo, andiamo a fare la spesa, saremo in negozio, farà caldo, mi vesto leggero. Qua è tutto all'aperto, come potete tranquillamente notare. E tra l'altro io sono entrato in un negozio e un commesso mi ha riconosciuto e mia madre subito: vai, fatti fare lo sconto. Non funziona esattamente così, ma però ero il tuo spirito di iniziativa. Dall'alto della nostra noia ci stiamo intrufolando nelle cucine di Leroy Merlin. Sono rimasto male, pensavo se avessi senso di me. Saluta. Sei inutile. Allora, devo ammettere che fra tutte quante questa per ora è la mia preferita. Con questo bel non è mai troppo tardi. Per cosa non si sa, perché secondo me qualcuno si è ammazzato qua dentro. Mi sento tanto in Mostra Co con tutte queste porte qua attorno, guarda, sono una marea assurda. Chissà quali mondi si nascondono oltre. Oh, cacchio, non mi aspettavo si aprisse. E di ritorno a casa sabato sera, direi che possiamo concludere anche questo primo vlog. Noterete che sono in pigiama, ma come avrete capito io sono sempre in pigiama a casa perché piace essere comodo. Spero che questo primo esperimento vi sia piaciuto, ho un po' voluto raccontarvi quella che per certi versi è la mia vita in quella che è stata una settimana. Non credo che sarà una cosa regolare, cioè di tutte le settimane, perché come avrete visto alla fine la maggior parte delle mie giornate le passo qui o a lavorare o a cazzeggiare o a nerdare in giro, però l'idea era magari di farla ogni volta che andavo da qualche parte, perché comunque viaggio abbastanza spesso e secondo me potrebbe essere una cosa interessante. È difficile gesticolare solo con una mano, sono abituato alle due. Comunque vorrei davvero davvero sapere la vostra opinione su questo primo video, mi dispiace per le riprese un po' shakerate, ma devo prenderci la mano e abituarmi a tenere una telecamera fissa in mano perché solitamente ho il treppiedi, quindi non mi devo preoccupare, ma sono curioso appunto di sapere se questo video vi è piaciuto e se sareste interessati a vederne altri in futuro, ditemi tutto nei commenti. Io per ora vi saluto da me tutto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.